due giorni, 40.000 visitatori, più di 20 artisti, 50 spettacoli e 40 laboratori. Sono questi i numeri della quinta edizione della Mezzanotte Bianca dei Bambini, uno degli eventi clou dell'estate pesarese. Partita nel 2011, la festa è cresciuta di anno in anno, coinvolgendo numerosi artisti, partner, sponsor e un pubblico sempre più partecipe e numeroso, attratto quest'anno da una Pesaro Volante interamente dedicata ai bambini. Un'edizione sul tema del volo, questa del 2014, che ha coinvolto i più piccoli e fatto sognare anche i grandi, con una serie di spettacoli che hanno animato le piazze e le strade di tutto il centro storico. Quest'anno il tema fortissimo di Pesaro Città Volante ovviamente ci ha permesso di sognare davvero. Ad aprire la manifestazione sono state le attesissime Winx, le celebri fatine di Recanati che hanno conquistato le bambine di tutto il mondo. Siamo partiti nel 2010 con una scommessa, scommessa assolutamente vinta. Il numero dei partecipanti sale, il numero degli spettacoli cresce. Tutti col naso all'insù poi per gli spettacoli di danza aerea organizzati in piazza Toschi Mosca e piazza del Popolo, perfettamente inseriti in questa Pesaro Volante. E nella serata conclusiva tutti gli occhi sono stati puntati sulla lunga traversata del funambolo Andrea Loreni. E ancora burattini, bolle di sapone, letture ad alta voce, spettacoli di giocoleria volante e l'imperdibile appuntamento con gli animali nel cortile di Palazzo Ricci. Ma la Mezzanotte Bianca dei Bambini non è solo spettacolo da vedere e la parola d'ordine qui è creare e sperimentare. Anche i più piccoli si sono arrampicati sulla parete rocciosa e hanno riscoperto i giochi di una volta, costruendo oggetti volanti in legno e ali di carta per volare nel mondo dei sogni, in attesa della prossima edizione.